E ciao a tutti ragazzi e bentornati ancora una volta in compagnia del vostro Querz86. Beh, stamattina stavo guardando una puntata di una nuova serie Marvel, ovvero Iron... Tu hai l'Iron Fist? Io sì. Tu no? O è First? No, è Fist. Insomma, una puntata veramente... anzi, una serie secondo me interessantissima, che nell'ultimo periodo mi ha preso veramente tanto. Ho visto tipo 12 puntate, durano circa un'ora l'una, quindi 12 ore della mia vita buttate a vedere una serie televisiva. Scherzi a parte ragazzi, insomma c'è stata, mentre poi guardavo quella puntata e vedevo, cioè non vi voglio spoilerare niente, ma c'è una puntata in cui si vedono tanti computer, insomma ti viene un po' la tecnologia, la vedi anche l'utilizzo dei cellulari, hanno Samsung, cioè si vede proprio palesemente che stanno pubblicizzando Samsung. Ma a parte quello, a parte l'S8 che arriverà nei prossimi giorni, non è questo il video, anzi forse c'è un piccolo lack che manda S8. Comunque c'è una domanda che mi fate in tanti, ma che anch'io mi faccio tutti i giorni, e che anche per esempio Antonio mi fa: ma che cellulare prendo? E questa è una domanda incredibile, ma dal video può venire veramente fuori un qualcosa di speciale nei commenti. Quindi ragazzi, allora, prima della sigla vi ricordo due cose fondamentali su YouTube. Adesso, a oggi, in questo preciso istante, dovete innanzitutto cliccare mi piace 70 volte, perché YouTube sta diventando una cosa indegna. Clicchi mi piace o anche clicchi non mi piace, perché non è detto che il video vi debba subito piacere, e non ve lo segna, oppure ve lo segna, poi non me lo risegna, insomma è diventata veramente una cosa incredibile. Poi la campanellina che trovate sotto attiva le notifiche, ovvero se volete che venga notificato un mio nuovo video dovete per forza cliccare lì. Quindi queste sono le cose basilari, e adesso sigla. E allora, dopo 2 minuti di intro, e vi dico anche che non avevo schiacciato play, quindi insomma ho fatto mezzo video e non è partito niente, ma vado alle ciance ragazzi. Allora, quale telefono comprare oggi? Cioè, Guerz, ma cosa compro? LG G6, Huawei P10, vado a comprare, che ne so, iPhone 7 rosso, vado a comprare, oppure aspetto S8, oppure vado a comprare un Galaxy S7, oppure, che ne so, un Honor, insomma... Le domande sono veramente tante. Allora, io vi dico dei miei paletti, ovvero dei miei punti fermi. Allora, nell'anno scorso, barra anche questi primi mesi, cosa mi è piaciuto sostanzialmente nel mercato? Allora, in primis OnePlus, perché non posso non nominarlo. Un cellulare che è comunque prestante, una community dietro incredibile, quindi OnePlus, secondo me, è sempre un telefono da consigliare. Sia la versione 3 che la versione 3T. C'ho un modding, c'ho, che ne so, comunque materiali ottimi, un hype di community dietro pazzesca, e soprattutto ho Android in versione stock. Non mi arriva subito perché non è un Google Pixel, però comunque diciamo che arriva, assolutamente arriva, e quindi quello lo prendo proprio come primo spunto di questo video. Ti piace il modding, ti piace Android stock, non ti vuoi stare a rompere, vuoi spendere il giusto, rapporto qualità-prezzo è assolutamente ottimo. Ovviamente ci sono anche persone che mi dicono: Guerz, sì, ma io non è che posso spendere 439 euro per comprarmi un OnePlus 3T. E avete assolutamente ragione, ecco perché qui secondo me entra in funzione il mercato dell'usato. Ci sono prodotti che hanno fatto secondo me mercato. Honor 8 in primis, un cellulare che doppia fotocamera, un hardware comunque competitivo, avere comunque un display piccolino, risoluto, maneggevole, insomma un cellulare che nel 2016, ragazzi, la mia recensione l'avete vista, cioè è un cellulare che a tutto tondo è un ottimo prodotto, ha fatto mercato, ve lo ripeto, lo potete trovare usato intorno a 270, 280, 250, dipende un attimino come è messo lo stato del telefono, ma è un telefono che sostanzialmente ci mettete la SIM, c'è già il Nougat, è un telefono prestante che secondo me può fare il suo gioco, insieme al suo principale antagonista, ovvero Huawei P9. Questi secondo me sono due telefoni che sono ad oggi abbordabili, vi possono comunque offrire un ottimo contenuto a livello di Android, e secondo me, ecco, hanno fatto il loro corso e lo stanno facendo tuttora grazie anche alla nuova versione software, ovvero Android Nougat. E poi mi potreste chiedere: ma Guerz, ma dei cinesoni cosa ci consigli, dei famosi cinesoni? Boh, ragazzi, ce n'è veramente a quintali e non è semplice la scelta di un cinesone. Allora, ci sono prodotti interessanti, Xiaomi, Meizu,
ci sono anche altri prodotti, mi viene in mente Umi, che adesso poi è diventato Umidigi, mi viene in mente, che ne so, anche alla fine altri prodotti dal calibro... Capite bene che di cinesoni ce ne sono veramente troppi, ma avete già capito che non me ne è rimasto impresso poi più di tanto nessuno, perché alla fine, ok, Xiaomi ha un problema molto grave, fa sostanzialmente 897 modelli al giorno, e quindi io l'altro giorno avevo un Redmi 4X in casa che ho dovuto chiamare Maspen e dirgli: Nick, ma questo è nuovo o l'ho già recensito? Perché la sigla non mi è nuova. Capite bene che, cioè, c'è confusione, c'è altamente confusione in questi marchi, e lì sbaglia chiaramente il produttore. C'è un marchio come Meizu che alla fine, sì, ok, c'è la Flyme 6 beta, va bene, ok, ci sto, ma cavolo, sono 2 anni che si ferma una versione software. Dai, su, che ci vuole? Aggiorna i tuoi dispositivi. Uno che ha comprato un Meizu ancora si deve trovare a installare una beta per avere la versione software nuova. Secondo me non ci siamo. C'è qualcosa da rivedere assolutamente a livello software. Ecco perché vi dico che nell'ultimo periodo di cinesoni non me ne è rimasto nessuno qua in testa. Ovviamente io escludo come cinesoni, tra virgolette, Huawei, Honor, Nubia. Secondo me sono marchi che ormai non sono più cinesoni. Sono marchi, Nubia sta arrivando adesso, Huawei e Honor hanno già fatto il loro percorso e li trovate in grande distribuzione, quindi non mi potete dire ok, trovate anche qualche Xiaomi a Media World, ok, trovate anche Meizu, però io sto parlando di un discorso più generale, ovvero vado nel negozio Centro 3, per esempio, dove lavoro io, trovate Huawei, non trovate Honor per un discorso di accordo di branding, ma comunque trovate tranquillamente Huawei, quindi potete assolutamente andarvi a comprare il vostro dispositivo. Quindi paradossalmente dobbiamo anche fare un po' un discorso più ampio, e quindi a livello di cinesoni io considero ancora i cellulari che dovete per forza importare dalla Cina tramite un mercato parallelo, e quindi questo vi permette di portarvi a casa un Meizu, uno Xiaomi, però sono prodotti che secondo me ad oggi hanno fatto un caos talmente grande che, ad esempio, Mi 5C nuovo con il Surge S1, è un cellulare che al tatto è bellissimo, funziona bene, è prestante, avete visto la recensione, però non lo vogliono far portare in Italia, quindi gli levano l'utilizzo di una banda, la puoi attivare, ma è come se non, come fisicamente non, tu non l'avessi, e quindi, insomma, un po' da fastidio. Levando poi i vari Oppo, i vari, che ne so, Vivo, insomma tutti i cellulari, per carità, bellini, prestanti, però alla fine la fetta del mercato è veramente molto molto bassa e piccolina. Quindi livello cinesoni, ragazzi, mi lascio un grande punto di domanda e aspetto i vostri commenti, ovviamente i vostri consigli, assolutamente. E poi c'è uno smartphone in particolare che, dopo aver provato, e ve lo prendo, eccolo qua, il Lenovo P2, io mi aspetto di provare un Moto G5 Plus all'altezza, perché secondo me è un cellulare interessante. Non è esente da difetti, perché Moto G5 Plus ha un fronte che, forse non mi fa impazzire, lo voglio vedere dal vivo, spero nella colorazione più scura possibile, e quindi ha un design che lascia un po' nell'anonimato la parte frontale, ma alla fine secondo me è un ottimo prodotto. Batteria, fotocamera, gli manca il cavo Type-C, forse ecco uno dei punti negativi, però insomma, visto che questo P2 mi ha letteralmente sbalordito lato batteria, voglio provare lui, perché 2,99 su Amazon potrebbe essere, ecco, un nuovo Best Buy di questo 2017, che alla fine, diciamoci la verità, non è che ci sia granché. E poi non mi venite a dire che mi dimentico sempre della community Apple. No, ragazzi, allora lui è il mio daily driver, come lo chiamate voi, il mio dispositivo principale di utilizzo, affiancato a Nubia Z11. Sono i miei due dispositivi, uno per lavoro, quindi lui, iPhone 7, piccolino, portatile, mi permette di far tutto, le app si aggiornano prima rispetto a
al Play Store rispetto all'Android e funzionano meglio. Le dirette su YouTube io vedo i commenti in diretta, su Android no. E Gesualdo ieri sera ha fatto una diretta, mi ha chiamato, mi ha detto: "Ema, ma perché non vedi i commenti? Perché le stai utilizzando su Android?" Aveva l'S7 Edge, non si vedono i commenti, le app funzionano meglio, l'ecosistema, il non perdere mai niente. Voi mi direte: "Sì, ma anche Android, ragazzi." No, io attualmente, almeno per me, per quanto mi riguarda, prendo 2 minuti del video e parlo di me stesso. Lui ha tanti difetti, lo so, ne sono consapevole, ma non posso farne a meno, almeno per il mio utilizzo. Sono pro, in questo momento della mia vita, iPhone. Mi dispiace se magari non è la vostra idea, però è così. Dall'altro lato non posso fare a meno dell'altro mio telefono, ovvero il Nubia Z11, perché è un dispositivo che la colorazione bel gold, il display, il fatto di avere un display bezel-less, il fatto di comunque vedere un display fantastico sotto la luce diretta del sole, il fatto che mi piace come marchio, perché mi è sempre piaciuto, forse perché vedevo già negli anni scorsi, ecco, questo software che non era pronto e adesso lo vedo finalmente, non dico pronto al 100%, ma comunque usabile tranquillamente nella vita quotidiana. E allora c'è dentro di me un qualcosa che mi spinge a tenere anche quel dispositivo per familiarità, per comunque tutto l'ecosistema anche lì che c'è dietro, e quindi aspetto di vedere i nuovi perché sono veramente curioso. Ecco i miei due daily driver, ragazzi. E poi c'è la sorpresa, o meglio la domanda che in tanti state facendo: "Wertz, cosa vado a comprare?" Allora, decidiamoci. Il P10, il G8, no, il G8 no, perché è il G6. Ho fatto un misto tra LG e Samsung. Allora, il P10, l'S8, il G6. Ma cosa vado a comprare, Wertz? È dura, ragazzi. Allora, il G6 quest'anno secondo me è un ottimo prodotto, però non lo comprerei mai al lancio, perché c'è il rischio di prendere una bella inculatina, perché calerà tantissimo il prezzo, ormai LG lo sappiamo. Prendere S8 non mi piace a livello di design, se è quello, ma sicuramente quello non mi ispira per niente. Prendere un P10, quindi prendere un Mi 5S, no, secondo me no. Benny, vi ripeto, quello che più mi ispira curiosità, chiamiamolo così, è il G6. Perché vorrei provare la fotocamera, la doppia fotocamera, vorrei, ecco, dargli fiducia, insomma, rispetto a un G5 che non ha entusiasmato, anche se è un ottimo prodotto, però diciamoci la verità, non è che è stato una rivoluzione, anche perché hanno fatto un G6 che è totalmente differente al G5, come dire: "Vabbè, ci abbiamo provato, abbiamo sbagliato, lasciamo perdere, ripartiamo da capo." Secondo me, ecco, quest'anno, o meglio questo periodo, è un periodo di transizione proprio lato smartphone, lato innovazione, quindi secondo me merita davvero trovare un buon usato sul mercato. Magari, ecco, non mi piace il P10, però il P9 è un ottimo dispositivo, si trova a poco prezzo, come vi ho detto prima, Honor 8, OnePlus 3T, OnePlus 3 addirittura, insomma ci sono prodotti interessanti, il nuovo P2. È finalmente il mercato, è un mercato in cui si guarda, secondo me, ed è una fortuna, più al portafoglio rispetto alle prestazioni. Perché? Perché oggigiorno uno Snapdragon 625, 3-4 GB di memoria RAM, una fotocamera decente, ecco che viene fuori lo smartphone perfetto, 3, massimo 400 euro. Ed è, secondo me, un prodotto interessante, e ce ne saranno, secondo me, quest'anno tantissimi. Non top di gamma, non dispositivi assoluti, ma buoni medio gamma. Questo secondo me è l'anno dei buoni medio gamma. Allora ragazzi, io spero di non avervi annoiato in questo video un pochino diverso dal solito. Vi ricordo, come di consueto, di schiacciare mi piace, di condividere il video. Vi aspetto su tutti i social: Twitter, @wertz86, pagina Facebook, Pianeta Smart, nonché vi aspettiamo nel gruppo Telegram. Io, come di consueto, ragazzi, vi ringrazio e ci sentiamo nei prossimi video.